adesso un interessante articolo dedicato a Jonas Behrami che abbiamo tratto dalla rivista TAP. Leggiamo che nei prossimi giorni di ottobre avrebbe dovuto tornare in Italia per prendere parte a una grande manifestazione organizzata a Napoli. Un impegno che, però, Jonas Behrami, star della soap opera di Canale 5 Il Segreto, stando a insistenti voci di corridoio raccolte in esclusiva da TAP, potrebbe non essere in grado di onorare a causa di un'altra proposta, che gli sarebbe arrivata da Maria De Filippi, la moglie di Costanzo. Infatti avrebbe chiesto all'attore di fare il tronista per la prossima edizione di Uomini e Donne. I troni classici ultimamente sono stati messi in ombra dai più seguiti troni over. Così Maria De Filippi starebbe cercando di ingaggiare qualche giovane personaggio molto noto, anche per far fronte alla agguerrita concorrenza del nuovo palinsesto di Rai 1, dove ci sono Monica Leofredi alla guida di A Torto o a Ragione e la nuova coppia Cristina Parodi e Marco Liorni per La Vita in Diretta. Così per Maria De Filippi diventa importante trovare volti noti e a quanto pare la scelta sarebbe caduta proprio su Jonas Behrami, che tra l'altro da un po' di tempo è uno scapolone ambitissimo. Al momento non c'è ancora la firma sul contratto, ma, a quanto pare, Maria De Filippi non avrebbe certo intenzione di mollare il suo asso nella manica. Fa bene a non lasciarsi sfuggire un'opportunità del genere. Infatti altre due regine di Canale 5 come Barbara D'Urso e Silvia Toffanin nel corso della passata stagione televisiva hanno risollevato gli ascolti di Pomeriggio 5 e Verissimo ospitando il cast di Il Segreto. Insomma, avere Jonas Behrami come tronista sarebbe molto probabilmente un affare d'oro per il format Uomini e Donne. Questo è peraltro un periodo di cambiamento per l'attore. Qualche settimana fa il suo personaggio Ivan Castaneda è stato ucciso, ma già si sta lavorando al suo ritorno nella serie, stavolta nei panni di un nuovo personaggio. In Italia però bisognerà attendere un paio di anni prima di ritrovarlo in azione nella soap.